Seconda conferenza dei servizi per il piano di zona Augusto Minilli con accordo dell'ASP. Allora, dottoressa Cucciufa, lei ha detto nel suo esordio, nella relazione che ha tenuto pochi minuti fa, che ci sono somme non spese della triennalità precedente, voi siete orientati per spese non faraoniche, se ho capito bene, anche se chiaro, la frase è un po' così enigmatica, però ha anche fatto capire che ci sono famiglie che da tempo non hanno reddito qui ad Augusta e che forse tra le pieghe del bilancio c'è la possibilità di far occupare persone che in questo momento tra l'altro stanno manifestando pacificamente davanti al comune. Cosa può dire a queste persone? Stiamo cercando di trovare delle, non dico delle soluzioni, perché purtroppo il problema di disoccupazione ad Augusta è un problema imponente, un problema che ha numeri molto grossi, e questo significa poi disagio sociale, significa veramente difficoltà per centinaia di famiglie di andare avanti quotidianamente. E abbiamo fatto questa scelta nell'ambito del comitato dei sindaci di destinare alcune somme non spese. Adesso la quantificazione precisa è stata anche, come dire, anche indicata poco fa nel dettaglio, per venire incontro a queste famiglie senza reddito. Diciamo che la voce viene definita inclusione occupazionale, chiamiamole borse lavoro, chiamiamole tirocini, chiamiamole interventi di pubblica utilità, poi questo nel dettaglio lo vedremo quando il piano poi passerà alla fase di attuazione. Che non sono, scusi, i cantieri di lavoro tradizionali, no? I cantieri di lavoro sono un'altra cosa, nel senso che intanto sono stati, noi abbiamo partecipato al bando della regione e abbiamo avuto approvati questi 8 progetti. Siamo proprio in attesa della pubblicazione del decreto di finanziamento che dovrebbe avvenire a giorni. I 8 progetti presentati dal comune sono stati tutti approvati dalla regione. Quindi ci sarà poi un mese di tempo per tutta una serie di adempimenti amministrativi, perché purtroppo lei sa bene che prima di arrivare alla concretizzazione di una serie di interventi c'è tutto un lavoro che va fatto da un punto di vista tecnico-amministrativo, quindi vanno fatte delle gare, va fatta l'assicurazione per le persone che dovranno lavorare, quindi speriamo verso il mese di settembre di riuscire... Di uscire con i bandi per i pubblici per queste persone? I bandi pubblici, già il bando pubblico c'è stato, sono state già fatte le graduatorie, quindi diciamo che siamo in una fase successiva, dobbiamo dare la possibilità a queste persone di lavorare secondo una serie di criteri, devono avere l'assicurazione, devono avere le attrezzature, e per fare questo naturalmente ci sono delle procedure, ma questo è tutto quello che dovrebbe essere ora previsto nel momento in cui viene pubblicato il decreto di finanziamento. Pensiamo intorno a settembre, spero entro la prima metà di settembre, ma ripeto, non posso dare numeri in questo momento, veramente rischierei di dare numeri. L'unica cosa certa è che si tratta di 150 persone circa che lavoreranno per 3 mesi. Almeno così una goccia nel mare sembrerebbe. Lo so, è una goccia nel mare, però cerchiamo anche poi passando alla fase di realizzazione di questa progettualità, vedere un poco anche di dare un sostegno alle famiglie, ma non in termini di sussidi, quanto in termini di un lavoro che consenta un assegno mensile. Adesso poi concretamente queste cose. Ecco, per esempio, scusi, si parlava prima durante la conferenza di persone che possono occupare dei disabili, per l'igiene personale, per esempio. Potrebbe essere questa una figura? Potrebbe anche essere questa una figura, certo, è una cosa su cui lavoreremo, studieremo, insomma adesso gli uffici che hanno fatto un gran lavoro a livello di progettualità dovranno continuare a farlo anche col supporto del gruppo Piano, che poi è quello che operativamente lavora anche e accompagna la realizzazione della progettualità. Un'ultima domanda, visto che si parla di piano di zona, ASP e comuni, sì. E siccome ormai tutti gli ambulatori sono stati trasferiti nella nuova dell'ospedale Muscatello, che speriamo non sia abbandonato come ospedale, perché abbiamo ricevuto proprio segnalazioni, non è che c'è il rischio che l'ospedale venga ridimensionato per questo motivo, comunque ci dicevano alcuni anziani. E come facciamo a raggiungere? Parlate dei pulmini, parliamone allora, che ne dici?
Questa è la loro allora, richiesta. Intanto la prima cosa da fare è quella, io proprio sto per sentirmi con l'AST per vedere un attimo di rimodulare anche i circuiti e quindi aumentare le fermate, proprio mi riprometto appena finiamo questa intervista di sentire l'AST e poi vedere l'azienda si chiama Trasporti, l'AST. Sì, l'AST e poi vedere insomma il che tipo di risposta ci possono dare e da lì poi possiamo riflettere. Certo, no, è una cosa, ma tra l'altro è un servizio che va fatto, io credo che sia assolutamente indispensabile.